Ciao a tutti, buona giornata. Godiamoci oggi con una tazza di tè vicino alle finestre. Forse è una buona giornata. E oggi è mercoledì 13 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Segno fortunato. Luna dolce e avventurosa, come voi. La luna oggi vi parla d'avventura, peccato che non sia weekend, e dovranno trascorrere altri tre giorni perché possiate rimettervi alla guida della vostra auto diretti in qualche posto, salubre soprattutto, perché voi al relax e al benessere ci tenete parecchio. Per il momento vi accontentate di allungare la passeggiata per accompagnare i vostri figli a scuola in tutta tranquillità, così piace alla luna tranquilla, ma non troppo. In segno di terra come il vostro mai trigono a Urano, che insaporisce la vita con il sale della libertà e dell'imprevisto. Di mercoledì, però, non è tempo di sognare e nemmeno di progettare viaggi fantastici, il lavoro vi attende con le solite noiose operazioni di routine. Ma senza queste chi pagherebbe l'affitto e cosa portereste in tavola? Nella coppia sussiste solo un'attrazione fisica con povertà di sentimenti. Lo scopo dello stare insieme è semplicemente fisico. L'amore che potrebbe nascere risente molto di tanta materialità ed è poco aperto ai sentimenti e all'amore vero. I single potrebbero vivere qualche esperienza con persone impegnate e molto interessate solo alla loro fisicità senza nessun riguardo per l'amore. Sarà meglio che iniziate a pensare di mettere da parte qualche piccola somma che potrebbe rivelarsi utile, invece di chiedere un finanziamento o un prestito potreste pensare di risparmiare di più in modo da avere a disposizione le somme giuste al momento giusto. Non scoraggiatevi. La situazione può essere ancora recuperata. Basta solo un po' di forza di volontà. In una questione avete ragione, ma non esagerate nell'insistere. Se qualcuno si deve scusare con voi lo farà a tempo debito e ne avrete soddisfazione. Ogni giorno potrebbe essere buono per la vostra riscossa, oggi particolarmente cercate di chiarire in amore. Buone notizie per i single, nuovi incontri tra cui almeno due interessantissimi. Però, siate sempre prudenti e non fidatevi subito. Periodo ottimo per le decisioni importanti, ma meditatele a fondo senza precipitarvi. Poteste avere dei vantaggi concreti se prendete la decisione giusta. Novità in arrivo per chi aspetta una chiamata di lavoro. Non vi accontentate. Oggi il tuo rapporto di coppia vivrà una fase spensierata e piacevole, il momento è propizio per consolidare le unioni nate di recente. Mercurio vi apre a nuove amicizie e a conoscenze, date la giusta fiducia ma solo dopo aver conosciuto bene le persone che incontrerete. Attenzione ai social network, gestite i vostri profili con riservatezza. Splendide novità in campo sentimentale per le nate alla fine del segno. Ora avete l'occasione per scoprire una nuova personalità e, se sarà il vostro gradimento, potreste intraprendere una nuova ed eccitante relazione, sia di amicizia, che di amore. Il lavoro potrebbe richiedere molta abilità e questo potrebbe andare a vostro favore, perché vi metterete in mostra. Non mancheranno le soddisfazioni nel lavoro e le occasioni per migliorare la situazione attuale. Preparatevi a una giornata tra le più belle di questo mese. Luna, Mercurio, Urano, Marte, Sole infatti dalla vostra parte, con l'aggiunta consistente di un fortissimo Plutone. Affabilità nei rapporti, facilità di comunicare, bonomia, vi assistono e sono protetti dalla fortuna oggi. A questo aggiungente un fascino smagliante e una disinvoltura nel trattare la gente appena conosciuta che vi potrà aprire molte porte. Per quel che riguarda il fitness, nella cura del corpo siete impareggiabili. La luna molto bella vi consente di migliorare il vostro look, specie se appartenete alla seconda decade. La scelta di nuovi cosmetici vi soddisfa e la conferma arriva dai miracolosi risultati ottenuti sul vostro fisico. Per voi si prospetta una giornata tranquilla, qualche problema nel fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, non sapete come affrontare i troppi impegni che avete accettato. Previsto dello stress. Potresti ricevere un nuovo stimolo da parte dei tuoi amici. E poi,
Non sarà soltanto un'impressione, potrai usufruire di alcuni consigli di un conoscente, qualcuno che può influire direttamente sul tuo quotidiano. Saranno dei suggerimenti disinteressati e molto pertinenti. Non accontentarti di seguire la routine, è il momento giusto per mettercela tutta. Se non vi sentite apprezzati in questa giornata, non è certamente per il vostro modo di fare, quanto piuttosto per i risultati che vorreste ottenere e non stanno arrivando. Siete sicuri di aver avuto abbastanza pazienza? Se vi siete ancora impegnati poco o per poco tempo, non potete certo pretendere meriti che non vi spettano. Se un progetto richiede tempo, è quello che dovete dare, senza mettervi in ansia per questo. Distraetevi. Luna in Capricorno in segno di terra come il vostro, accompagnata da Plutone autorevole. In più contate sul trigono di Urano che dinamizza le vostre idee. Influenti gli altri astri, il Sole, Mercurio e Marte, asserragliati in seconda casa, che bisticciano con la bianca signora, loro spendaccioni, lei sparagnina. Ma per un dono speciale al partner o ai figli si potrebbe fare un'eccezione. Amore ed Eros, tenerissimi con i vostri cari, proprio voi sempre così parchi di coccole e complimenti, oggi vi lasciate andare alle carezze e alle parole dolci. Evento miracoloso che ha dell'incredibile, o forse semplicemente anche voi come i cani da canile, a furia di lanciare segnali di affetto e comprensione, cominciate a lasciarvi andare, era ora. Uno dei pianeti dell'amore, la Luna è in ottimo aspetto. Se siete single forse dovete abbandonare la vostra consueta timidezza e osare di più. I risultati positivi non tarderanno a manifestarsi. Grandi soddisfazioni erotiche per i single della terza decade. Lavoro e denaro, buoni guadagni, ma occhio agli investimenti sbagliati, davanti a una proposta apparentemente interessante non fidatevi del vostro fiuto, anche se di solito non fa mai cilecca, stavolta sentite il parere di un consulente, poi deciderete, ma con calma. Infaticabili con Plutone benefico in Capricorno state seminando molto bene specie se siete nati dal 14 al 18 di settembre. I frutti dei vostri sforzi non tarderanno a manifestarsi. Per il momento, però, potete contare sui discreti e meritati introiti del vostro lavoro precedentemente svolto. Benessere, quando l'animo è sereno anche il corpo tien dietro. Il vostro interesse per le medicine e la filosofia orientale comincia a dare i suoi frutti, massaggi, bagni, terapie erboristiche e integratori, lungi da voi i farmaci di sintesi. Ora lo sapete che anche l'aria, il sole, l'acqua, i colori, insomma l'energia universale ha virtù terapeutiche, tutto a portata di mano, non c'è bisogno di scomodare nessun altro. Per lei, appuntamento dal dentista o dall'oculista da non rinviare ancora, meglio toglierselo di mezzo e non pensarci più. Per lui, lustratevi pure gli occhi davanti all'autosalone, covandovi il nuovo modello della casa preferita. Guardare e non toccare, dice il proverbio, ma se la banca vi fa un prestito toccate pure. Colore delle emozioni, grigio argento. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 9, benessere, 9. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.